può sembrare banale, però è importantissimo, perché una volta in barca poi ne avremo la conferma, di come mettere correttamente il terminale sul rullino in neoprene. Allora, innanzitutto noi sappiamo che abbiamo il nostro terminale, da una parte abbiamo la nostra cassa e da una parte la girella dove collegare il piombo. Per metterlo correttamente sulla ruzzolina noi dobbiamo innanzitutto mettere il piombo momentaneamente sulla parte della cassa, poi vi spiegherò perché. Con una girella mettiamo il piombo, facciamo la cosa alla rovescia, logicamente, ma ha un senso. Quindi noi mettiamo il piombo, lo mettiamo in terra, eccolo qua, questo ci serve solo per avere la lenza in trazione. Poi mettiamo la girella sul neoprene, mettiamo una spilla e iniziamo ad avvolgere. Prendendo ora il primo bracciolo, quello che poi sarà quello più vicino al piombo, lo appuntiamo sul neoprene in questo verso. Continuiamo ad arrotolare, prendiamo il secondo bracciolo e appuntiamo nel solito verso di come abbiamo messo il bracciolo precedente. Proseguiamo per arrivare poi al terzo bracciolo, appuntiamo anche questo e infine, togliendo logicamente il piombo dalla cassa che abbiamo per il collegamento sulla canna, prendiamo un'altra spilla e fissiamo il tutto. Magari ricordiamoci di utilizzare spille dello stesso colore in modo che sappiamo che l'azzurra è la spilla da togliere prima e la bianca sarà l'ultima. Allora, poi naturalmente ognuno sul rullo, sul rullettino scrive tutto quelle che sono le nozioni per ricordarsi che tipo di lenza abbiamo, in questo caso il diametro della lenza, la dimensione dell'amo, uno può aggiungere magari la lunghezza, il diametro della lenza madre, eccetera eccetera. A questo punto noi abbiamo nella nostra cassetta il nostro rullo. Perché io ho invertito e ho messo il piombo da ultimo? Perché togliendo la spilla, noi in barca, togliendo la prima spilla, attacchiamo la lenza al nostro terminale e praticamente facendo questo lavoro noi abbiamo il primo amo da togliere, lo togliamo, abbiamo il secondo amo da togliere, lo togliamo. E infine abbiamo il terzo amo con la spilla da collegare al piombo. Ricordiamoci che intanto noi abbiamo collegato la lenza con la cassa sulla canna e quindi abbiamo la lenza completamente stesa. A questo punto non facciamo altro che mettere il nostro piombo e abbiamo la nostra lenza già attaccata alla canna. Un modo molto pratico che poi ricordiamoci quando siamo in barca, al movimento della barca, magari un giorno piove, un giorno entra un'onda, non sempre il mare è calmo, abbiamo le nostre lenze ordinate e pronte per essere applicate appunto sulla canna e essere messe in pesca.